Ciao, questo video è per farvi vedere la mia piccola collezione dei rossetti della Rimmel, quelli fatti in collaborazione con Kate Moss, quelli dove hanno la firma sul tappo appunto con la scritta Kate e il cuoricino. E sono dei rossetti con cui mi trovo molto bene, sono facili da applicare, abbastanza cremosi però non sbavano e danno molta confortevolezza sulle labbra e diciamo che hanno una durata pure abbastanza buona. E vi sono per lo più matte, soprattutto quelli col packaging rosso, ma gli altri diciamo non danno un effetto troppo shimmer oppure con i brillantini o perlato, rimangono per lo più matte. Bene, ho voluto fare questo video adesso perché da un po' che ci pensavo a farlo, in più praticamente, per adesso. Almeno nella mia città, non so nella vostra, da acqua e sapone li danno con a 4,91 euro, che diciamo è un buon prezzo perché mi sembra che costino sugli 8 euro, che anche 8 euro li valevano tutti. Quindi se vi va andate dal vostro acqua e sapone più vicino e vedete se fanno anche da voi la vostra offerta. Allora, intanto vi faccio vedere quelli che avevo prima. Mi sembra di averne sparsi un po' per casa, non ho idea dove siano finiti. Ogni tanto li dimentico nelle varie borse che magari utilizzo il fine settimana. Intanto vi faccio vedere quelli che già avevo. Alcuni li ho acquistati a Londra perché quando sono andata c'era il 3x2 ed erano molto convenienti. Allora, cominciamo subito. Vediamo di questi che avevo prima. Magari ve li metto in ordine numerico. Perfetto. Allora, cominciamo dal numero 0. Dovrebbe essere lo 09, ragazze. 09 ed è questo bellissimo color ciliegia. Allora, io non so ora i colori come qui c'è anche la luce come vi sembrerebbe, ma diciamo è un rosso tendente al fucsia e questo sicuramente sarà opaco. Molto bello. Poi abbiamo il numero 16, che è un rosa tendente all'arancione, è un rosa salmone, direi un pesca. Abbiamo il numero 20 che lo utilizzo spessissimo, è un bellissimo fucsia. Cerco, ecco, un bellissimo fucsia proprio intenso. Poi abbiamo il 22 che è un bel rosso abbastanza acceso, non lucido, però che rimane opaco sulla pelle. Poi un bellissimo rosso. Poi di quelli che invece ho preso ultimamente un bel po', scusate, d'acqua e sapone, perché non so dove siano finiti gli altri miei. Allora, vediamo anche questi di metterveli un po' in ordine di numero. Scusate se perdo qualche minuto. Ok, allora abbiamo il numero 1 che è un rosso chiuso tendente al marrone e un po' si avvicina al colore di stagione, al color sangria. Spero di farvi capire i colori. Poi abbiamo il numero 5, scusate, quello lì ve l'ho fatto vedere, il numero 1 era. Abbiamo il numero 5 che è un nude, è un color labbra però un po' più fortino, tendente a rosa, molto bello. Poi abbiamo il numero 8, anche questo è nude, però tendente al marrone, quindi al beige, no, color mattone, no, per niente. Color carne tendente al marrone. Poi abbiamo il numero 10. Anche questo un bel rosso, leggermente diverso. Quale vi avevo fatto vedere prima, scusatemi. Forse era il 22. Vedete? Questo è più tendente al sottotono rosa, mentre questo è un sottotono marrone. E questo è leggermente più lucido. Anche questo è molto bello. Ancora non l'ho provato, ce cioè li ho swatchati tutti in negozio.
Me li sarei presi tutti, però. Poi di molti quando andate non c'è il tester, quindi dovete, non li potete aprire, allora non sapete. Le teste che vi piacciono non c'è il rossetto, insomma, spesso è un po' così. Poi abbiamo il centro 4. Questi sono quelli che ho col packaging rosso, che anche questo è un nude, un beige, leggermente rosato questo qui. Appunto vicino ai colori che si utilizzano adesso, e anche questo è il 107, questo è molto vicino al colore di stagione, è un bordeaux, appunto tenete proprio al color sangria, come si utilizza il colore adesso di stagione, il color pantone. Allora, questi erano i miei, io penso di non averne altri. Forse ne ho persi un paio per caso in qualche borsa. Se li ritrovo, insomma, vi faccio magari una foto e ve la pubblico sulla mia pagina Instagram. E sarà un video molto breve, ma spero di avervi tenuto compagnia, di aver dato qualche spunto. Appunto, ricordate l'offerta che c'è per adesso da Acquestapone. E se vi è piaciuto, spolliciate. E per non perdere i miei prossimi video, vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!